ci sta qua? I carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare tra Volla, Cercola e San Giorgio a Cremano nei confronti di 14 indagati, ritenuti responsabili a vario titolo di detenzione, spaccio e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La misura cautelare è stata emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia. 12 persone erano libere, 2 già detenute per droga, 10 andranno in carcere, per 3 scattato il divieto di dimora nella regione Campania, per 1 l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine condotta dai carabinieri della stazione di Volla ha individuato 2 piazze di spaccio proprio in quel comune, gestite da 2 diversi gruppi criminali. Il gestore di una delle piazze, emerso dall'indagine, doveva pagare la quota al clan Veneruso sborsando 500 euro in contanti ogni settimana, quindi riceveva indicazioni su dove andare a fornirsi in modo da lavorare sabato e domenica 24 ore su 24. È rientrato questa mattina a Fiumicino Pasquale Fiorente, quarantenne di Torre Annunziata, arrestato nel dicembre del 2016 in Cile dopo una lunga latitanza per traffico internazionale di stupefacenti. È accusato di essere il promotore di una organizzazione criminale internazionale dedita al traffico di droga tra Sud America e Italia ed era il contatto diretto tra i fornitori sudamericani di Messico, Colombia, Bolivia e Brasile e di cartelli criminali campani, un'organizzazione finita sotto i riflettori nel marzo del 2013 quando all'aeroporto di Fiumicino venne arrestata Federica Gagliardi, la dama bianca che si era fatta riprendere al G8 di Toronto assieme all'allora premier Berlusconi. Nel trolle della donna c'erano 24 kg di cocaina destinati ad Alessandro Fiorente, fratello e socio in affari di Pasquale. Con un coltello ha inferto diversi colpi alla madre, ferendola in modo grave all'addome. L'aggressore ha appena 17 anni. Il ragazzo arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio vive con la donna a Salento, piccolo paesino del Cilento in provincia di Salerno. La scorsa notte, probabilmente durante un'accesa discussione, c'è stata l'aggressione. Subito dopo, grazie a una telefonata dei vicini ai carabinieri, sul posto è arrivata un'ambulanza e una pattuglia dell'ARPA. La donna è stata portata all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Il 17enne è stato accompagnato presso il centro accoglienza minori a disposizione dell'autorità giudiziaria del Tribunale per i minori di Salerno. Nel corso di un sopralluogo effettuato nel cantiere edile di un'abitazione privata, i carabinieri della stazione di Capri hanno rinvenuto e sequestrato 2 metri cubi di scarti di lavorazione. Si tratta di amianto e cemento. L'area è stata interdetta, denunciata per la violazione delle norme relative al corretto smaltimento dei rifiuti speciali, una 46enne del Kazakistan, amministratrice della ditta esecutrice dei lavori che ha sede sull'isola. Maxi operazione dei reparti speciali dei carabinieri per la tutela agroalimentare della filiera del biologico in 45 aziende in tutta Italia, sequestrate 15 tonnellate di alimenti evocanti fraudolentemente produzione biologica, una persona denunciata per frode in commercio e riscontrate irregolarità amministrative. A Caserta, Napoli e Salerno sono state sequestrate circa 285 kg di ortofrutta, 30 kg fra salumi e formaggi e 6.480 barattoli di passata di pomodoro, tutti prodotti biologici carenti di elementi utili per individuarne la rintracciabilità. Rogo tossico tra Giuliano e Parete, in fiamme scarti delle fragole e rifiuti. E quanto sta accadendo in queste ore in via Santa Maria a Cubito, nei pressi del MOG, il mercato ortofrutticolo di Giuliano, all'interno di un terreno. A lanciare l'allarme e ad avvertire i vigili del fuoco e le forze dell'ordine è stato l'ex sindaco di Parete, Raffaele Vitale. Ed era questa l'ultima notizia. Grazie per la cortese attenzione. Oggi, domenica 5 gennaio 2020.